Mentre si guida, bisogna evitare in tutti i modi di guardare la leva del cambio. Vi spiego perché in questo video, ovviamente dopo la sigla. Durante la prima guida spiego ai ragazzi, tra le varie cose, come va usata la leva del cambio e come va spostata in base alla marcia che si deve inserire. Dopo aver mostrato il funzionamento, mostrando anche uno storico foglietto in cui sono disegnate le posizioni delle varie marce, faccio provare i ragazzi a farlo. Tutti, ovviamente, cambiano le marce guardando la leva del cambio e io all'inizio li lascio fare. Dopo aver cambiato tutte le marce, dalla prima alla quinta e dalla quinta alla prima, li preparo a ricevere una brutta notizia, ovvero che il cambio è timido e anche riservato e non vuole essere mai guardato. Perché non bisogna guardare il cambio? Beh, la risposta è ovvia. Abbassare lo sguardo per cambiare le marce significa non guardare più davanti a noi. È come chiudere gli occhi per alcuni istanti, che possono diventare anche lunghi secondi, e alla riapertura potremmo vedere troppo tardi qualcosa o qualcuno davanti a noi che avremmo dovuto vedere prima per poter intervenire per tempo sui comandi dell'auto, magari per frenare evitando di investire una persona che sta attraversando la strada. Mi è anche successo pochissime volte, per fortuna, che alcuni ragazzi si mettessero a guardare il cambio nel passare dalla quarta alla quinta, passaggio che le prime volte può in effetti non essere così automatico da fare, ma l'hanno fatto mentre si era in autostrada. E a quella velocità, se ci avete corso, già lo sapete bene, basta davvero un attimo, basta spostare di pochissimo il volante per ritrovarsi contro il guardrail o invadere la corsia di sorpasso con magari dei veicoli che si stanno proprio superando. Neanche quando si è fermi si deve guardare il cambio, perché fa semplicemente perdere tempo, con il rischio di farci diventare di intralcio per gli altri veicoli. Immaginatevi ad esempio di fermarvi al semaforo rosso, che diventa verde mentre stiamo guardando il cambio per mettere la prima. Non ce ne accorgeremmo e perderemo inutilmente tempo. Mentre sosteniamo l'esame di guida, ma anche quando si guida con la patente già in tasca, bisogna assolutamente evitare di cambiare le marce guardando il cambio, anche mentre stiamo eseguendo le manovre e abbiamo bisogno di passare più volte, magari dalla prima alla retromarcia e viceversa, che è uno tra i passaggi un po' più impegnativi da fare. Approfittatene quindi durante le guide per esercitarvi a cambiare le marce, riuscendo a farlo senza dover mai guardare il cambio. Come dico ai ragazzi scherzando, la leva del cambio sta sempre lì dov'è, non va in giro per la macchina, e piuttosto che cercarla con gli occhi per capire in che marcia si è meglio farlo con la mano. E poi, durante le guide, è meglio sbagliare la marcia senza aver guardato il cambio che inserire quella giusta avendo abbassato lo sguardo, perché guardando il cambio si è già sbagliato. E in ogni caso, se si sbaglia la marcia da inserire, non è che la macchina si rompe o si rischia di farla esplodere. Al limite farà qualche strano rumore, ma niente di pericoloso. Quindi allenatevi per riuscire a cambiare le marce senza dover mai guardare il cambio. Vedrete che un po' alla volta diventerà automatico farlo così e non sentirete mai il bisogno di abbassare lo sguardo. Finisce qui anche questo video. Noi ci vediamo presto con il prossimo, sempre qui sul canale Guidare Oggi con Andrea.